Immagine classica di Atene, il Partenone, così come ormai rischia di diventare un'immagine in qualche modo stereotipata e falsa, quella di una città in sofferenza. Certo, non sono tempi facili per Atene, la crisi che ha attanagliato la Grecia e non solo la Grecia ma anche l'Europa, anche casa nostra, insomma ha cambiato e modificato molte cose. Ma quello che i greci non hanno perso, e Atene ne è una testimonianza assoluta, stando qua se ne ha la prova, è la voglia di vivere, la voglia di fare. Loro hanno un concetto tra i migliori proprio di come spendere questa vita e continuano a farlo, continuano a uscire, continuano ad andare a cena fuori, continuano a frequentare i locali, i bar. Cioè Atene è una città che non ha smesso di vivere, è una città assolutamente vivace, propositiva, ha anche delle corse verso un futuro tecnologico con delle nuove realizzazioni. Pensiamo alla fondazione di Arcos, cosa ha fatto, pensiamo al museo dell'archeologia, al museo dell'Acropoli. Ecco, per esempio il museo dell'Acropoli, con una scelta politica molto importante, ha deciso di ribassare il biglietto a 5 euro. È un modo per adeguarsi alla crisi e per sopravvivere. Si dice sempre che ogni crisi è un'opportunità, bene, questo Atene lo sta dimostrando, ed è una città dove davvero si sta bene, si vive bene, si passa un weekend o 3 giorni o 4 o 5 con grande allegria e semplicità. E l'errore che si fa, l'errore che molti tour operator fanno, di trascurare la Grecia quando si va nelle isole, è una cosa assolutamente da correggere. Quindi venite ad Atene e gioite.